grazie particolare a tutti i nostri relatori. Allora, con la manifestazione Domenica di Carta torna l'apertura straordinaria delle biblioteche e degli archivi. Questa manifestazione è promossa dal Ministero dei Beni Culturali per valorizzare i monumenti di carta. Oggi è una giornata particolare perché si possono scoprire e conoscere quei documenti letterari, quelle carte che raccontano tutta la nostra, che racchiudono tutta la nostra storia, che solitamente non vengono magari apprezzati o notati come può essere un quadro o un monumento. Quindi grazie a questa giornata c'è un sapere diverso, fatto proprio dal profumo delle carte che racconta della storia del territorio, del vissuto sia sociale che amministrativo. Quando si parla di patrimonio si deve parlare anche di tutela, ed è molto importante la tutela perché è quel servizio che permette la conservazione dei nostri documenti e quindi della nostra identità e della nostra storia. E con i miei colleghi abbiamo pensato di dedicare questa giornata a due nostri colleghi di Arezzo, che Piero Bruni e Filippo Bagni, che alcuni giorni fa, proprio durante il servizio di tutela, sono morti sul lavoro. Quindi volevamo fare questo omaggio a loro, di essere vicino alle famiglie e insomma ai colleghi dell'archivio di Arezzo. Oggi noi presentiamo insieme con le Muse, perché siamo in collaborazione ormai da qui, abbiamo fatto il protocollo d'intesa, un protocollo che era già stato fatto in precedenza con l'altro direttore, con il mio direttore Mirella Marra. E quindi noi abbiamo firmato un altro nelle giornate europee del patrimonio, ed è una collaborazione per promuovere il nostro patrimonio e le nostre tradizioni locali. Oggi abbiamo deciso di valorizzare il patrimonio bibliografico e archivistico e presentiamo il libro dell'artista, insomma illustrato dall'artista Eugenia Musolino. Il libro è L'Apocalisse di Giovanni. Volevo ringraziare Eugenia di aver scelto l'archivio per presentare questo libro e questa sua nuova creatura, le sue illustrazioni, che ci permettono di poter capire e assimilare meglio la Sacra Scrittura, questa nuova linfa che ci fa capire il significato del testo sacro, quindi messo in opera. Volevo passare la parola a Francesca D'Agostino, la vicepresidente delle Muse, per il saluto. Grazie. Buonasera, io appunto sono la vicepresidente dell'Associazione delle Muse e siamo ancora una volta qui, ci ritroviamo in questo posto che ormai sta diventando familiare, e proprio per dare seguito al protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto a settembre di quest'anno. È una nuova pagina che si apre, e anche in questo caso appunto tratteremo di cultura che attiene al sacro, così come è stato appunto nell'altro incontro quando appunto abbiamo illustrato il testo appunto di Oreste Arconte sulla vita di Don Gaetano Catanoso, cioè padre santo Gaetano Catanoso, del canonico in questo momento che porta Nova, e sono stati appunto delle figure molto importanti e sono stati degli incontri veramente positivi e formativi. Adesso riprendiamo appunto l'argomento e le Muse anche una volta sono al fianco dell'archivio in questa nuova esperienza. Grazie. Thank you.
Per conoscere meglio il messaggio dell'Apocalisse, comunque ci serve sempre un aiuto dal punto di vista biblico. E De Eugenia ci ha indirizzato a Don Valerio, che gentilmente ha accettato il nostro invito. Don Valerio lo conosciamo tutti, è il parroco della Madonna di Santa Maria della Cattolica ed è anche un illustre giornalista, perché è sempre stato convinto che con l'aiuto della parola, cioè la parola può essere un mezzo educativo. Ed è anche ora il presidente della sezione regionale dell'Unione Stampa Cattolica Italiana. Da sempre la sua missione è quella rivolta ai giovani, infatti con la sua associazione Attendiamoci si rivolge in modo particolare alla formazione dei giovani. E Don Valerio, noi siamo qua tutti attenti ad ascoltarla, grazie. Grazie dell'invito, grazie all'entusiasmo di Eugenia che ci coinvolge in questa domenica sera, giorno per noi iper lavorativo, e ci coinvolge in questo tema biblico che si trasforma in immagini, in colore, come l'Apocalisse esige. Io vi chiedo scusa fin dal principio se poco dopo il mio intervento dovrò scappare, ma capite bene che la domenica veramente essere sottratti alla parrocchia, però rimane Monsignor Denisi che è mio maestro, mio sostenitore, rimane lui, quindi siete in buone mani e in un buon cuore. E allora, andando rapidamente, facciamo una carrellata di questi 19 capitoli, in verità ci fermeremo solo su alcune espressioni, per capire che il libro dell'Apocalisse è uno dei libri più semplici della Sacra Scrittura, che se ne dica, è scritto in un greco sufficientemente, quasi immediatamente leggibile, e rivela tre o quattro punti di straordinaria attualità per il tempo contemporaneo. Partiamo dal titolo. Il titolo Apocalisse, come voi ben sapete, significa rivelazione. Quindi il termine Apocalisse, apocaluptio dal greco, è rivelazione. Infatti, nella lingua inglese questo libro si chiama Revelation, che gli inglesi sono un poco più affini al testo. Allora, rivelazione. Primo punto, il titolo. Già il titolo è tutto un programma. Perché il termine rivelazione significa manifestazione. No, altrimenti sarebbe manifestazione. Simpaticamente, il termine rivelazione significa una verità nuovamente velata. Una verità che cogli non attraverso un atto di svelamento, ma un atto di rivelamento. E questa è la forza della parola. La parola è sempre una rivelazione, perché dice, ma dice oltre ciò che dice, perché dice, ma nella fase della interpretazione tra l'oggettività del campo semantico e la soggettività della capacità apprensiva, dice più di ciò che essa dice. Quindi la prima pietra d'inciampo dell'Apocalisse è la forza della parola, di una parola che necessariamente è generativa, che genera nell'altro la visione o che permette all'altro di cogliere la visione. Per questo nell'Apocalisse parola e visione sono intimamente connesse ad azioni. Infatti il termine parola nell'ebraico dabar significa contemporaneamente parola e fatto, 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 parola. Per questo la rivelazione, prima di tutto, è un atto di comunicazione orale, visiva, scritta. È una lettera ma non basta, è una parola ma non basta, è una visione ma non basta, è un atto completo che attinge a tutti i sensi. Il criterio della lettura apocalittica è così ciò che ti esplode dentro. Non è una lettura da fare col cervello, né tantomeno una lettura, diciamo tra virgolette, materica. È una lettura profondamente emotiva, cioè devi leggere l'Apocalisse attraverso i sentimenti, le emozioni, perfino i turbamenti che questo testo impone. Una lettura attenta del testo non può lasciarci se non superficialmente sconvolti per una pace interiore ancora maggiore. È una lettura che è fatta di opposti che si attraggono, di fenomeni naturali spesso catastrofici, di colori che si rincorrono, di forme animali impressionanti. È una lettura fatta da un continuo ricamo, la parola ricamo è una parola araba, rakamah,
significa la capacità di mettere in ordito e in trame le cose, è una lettura che è un continuo ricamo di emozioni, sentimenti, dentro, ed è questo il secondo criterio di lettura, dentro la grande liturgia della vita. È una grande celebrazione l'Apocalisse, dove il canto, il rito, la processione, i vegliardi, la lettura, l'atto di gloria, la dossologia si collegano l'uno all'altro perché ciascuno di noi capisca che la vita è un atto rivelativo di una azione liturgica, cioè che la vita è una liturgia di lode. Nonostante gli sconvolgimenti naturali che dicono che il divino è sempre nell'umano e che l'umano non è mai troppo banale, nonostante i colori che si rincorrono e i valori simbolici dei numeri, la vita è una grande liturgia, una liturgia di lode, dove l'elemento dominante è il canto del Gloria, la dossologia trinitaria, è la presenza di un agnello ritto, immolato, inimmaginabile sotto il profilo di una visione, ma che esprime pienamente la tenerezza, la semplicità di un Cristo offerto e di un Padre sofferente di questa offerta. Ma dentro questa sofferenza la logica di una gioia che nasce dal tu vali tanto, tu vali questa offerta. È la grande liturgia della lode. Quindi già il titolo, nel suo semplice essere rivelazione, ci apre alla complessità del testo. Una complessità semplice, come la vita. Perché la vita è complessa, ma poi è semplice. Perché piano piano ci espropria da tutto, perché piano piano ci fa arrivare all'essenziale, perché quanti tra noi hanno la gioia e la grazia di vivere la fede, è una vita prima di tutto e nonostante tutto. Ecco allora la prima provocazione. Seconda provocazione, la forza di quella parola che diventa un fatto, e quindi una visione, e quindi un'emozione, e quindi un sentirsi dentro alla centralità dell'atto rivelativo. Tutto nell'Apocalisse focalizza sulla figura di Gesù, che è definito in varie maniere. Gesù è l'Alfa, è l'Omega, è l'Alef, è il Tau. Gesù è colui che era, colui che è, colui che è. E questo è l'Antico Testamento, colui che viene. La specifica del libro dell'Apocalisse è Oen, Oon, Oerchomenos. Questo è un participio presente che indica l'incipiente venuta di Cristo. Per questo è una grande liturgia alla lode, perché è il momento in cui il cuore consapevole dell'incontro col Cristo che viene esulta, perché chi è Gesù è colui che era, colui che è, colui che è sempre veniente. Come direbbe Padre Catanoso, in ogni cosa che avviene Gesù viene. Il veniente lo incontriamo come capacità di sconvolgere le cose banali della natura. Ecco che il cielo incontra il mare, questo non significa il cataclisma, chissà che succede, il terremoto, lo tsunami, no. Significa che le realtà opposte sono così incontrate nell'umanità di Cristo che non c'è grammo della tua carne che non sia un grammo visitato da quel Cristo che viene, che non c'è attimo della tua vita che non sia nell'eternità della gloria, nel per sempre di Dio, che non c'è una dicotomia tra la carne e lo spirito, il sacro e il profano, ma la tua storia come svolgimento di un progetto è una storia visitata, abitata, è una storia in cui l'agnello immolato col suo sangue riversa in lacrime di amore la bellezza della tua conquista. Per questo il libro dell'Apocalisse è un libro assolutamente appassionante, che ci presenta il Cristo come colui che era, come che lo è, come colui che viene, ma anche, sentite queste piccole cosette, come l'Alfa e l'Omega, come il vivente. Ora, se voi mi date un pezzo di carta, vi faccio capire che cosa significa l'Alfa e l'Omega. Allora, l'Alfa e l'Omega sono la trasformazione, è piccolino, però basta vincere. Brava! Che meraviglia! Non è importante quanto sia, l'importante è che sia dato col cuore. Quindi. Grazie. Però siccome con l'età mia io divento un poco, oltre che presbitero, presbite, allora sono scrivurante non più. Ma che cos'è questa Alfa e Omega? L'Alfa e l'Omega sono la traslitterazione delle prime due lettere dell'alfabeto ebraico, Aleph e Tau. Quando noi diciamo che Cristo è l'Alfa e l'Omega, cioè l'Aleph e il Tau, guardate come si funziona. Ve li ho scritti, audace non si vede, di ragioni, ci vuole un pennarello.
E va bene, non vi preoccupate perché il libro dell'Apocalisse è il libro del presbitero per eccellenza, è un canto all'adultità. Nel libro dell'Apocalisse non c'è un'eterna giovinezza, ma c'è una credibile anzianità. Infatti tutto questo messaggio è affidato al presbitero Giovanni. Grazie. E il termine presbitero non significa solamente sacerdote. Ma non lo scrivo così, perché il problema del computer è che non riesco a trovare i font ebraici. Guardate, ho fatto rapidamente. Questa è l'Alef e questa è la Tau. Quando Gesù dice io sono l'Alef e la Tau, l'Alfa e l'Omega, prende queste due lettere dell'alfabeto, che sono la prima e l'ultima. Cosa significa? Io sono tutto ciò che si può dire. La tua parola mi può dire, pur essendo più della tua parola. Io sono parola che si fa parola, ma non mi chiudi in un discorso. Io sono tutto ciò che si può dire con l'articolazione delle 24 lettere dell'alfabeto greco. Però attenti, sentite che meraviglia. Oltre a dire questo, la Alef vuol dire il primo, Tau vuol dire l'ultimo, significa sono il tuo primo, sono il tuo ultimo, sono cioè il fondamento su cui poggiarti, sono il principio a cui riferirti. Il termine principio in ebraico Bereshit è la prima lettera dell'alfabeto ebraico. Principio non è solo un termine cronologico, non indica solo un tempo, indica anche un valore assiologico. Io sono all'inizio, significa che all'inizio della vita ci sono io, ma anche che io vengo nella testa. Bereshit significa infatti nella testa. Diremmo Bereshit. B significa in, come Monsignore ricorda benissimo. Reshit deriva dalla parolina Rosh, che significa testa. Quindi in principio, di fatto, nell'ebreo significa nella testa. E come è chiamato che è nella testa? Che ti gira da testa. Quando Gesù dice io sono in principio, io sono il primo, io sono l'Alef, significa il riferimento all'atto creativo primogenio, ma anche il valore assiologico fondamentale della tua vita. Qual è il tuo principio? Capite? Il principio non significa solo l'inizio, ma significa anche qual è il principio dominante che traduce la tua vita in fatti coerenti a tale principio. E poi c'è Tau. Tau è la fine. Qual è il fine? Non solo la fine, ma anche qual è il fine della tua vita? Ecco che l'Apocalisse ci dice principio e fine della tua vita sono iscritti nell'incontro, dentro questa grande liturgia di lode, col Cristo, principio rivelativo, principio centrale di tutti gli eventi della creazione. Ma attenti, perché se noi mettiamo al centro di questa parola, di queste due consonanti, la parola che sta nel mezzo dell'alfabeto ebraico, vediamo cosa succede. La parola che sta nel mezzo dell'alfabeto ebraico è la parola mem. La scrivo così, giusto per capirci, scritta malissimo, ma tanto posso scrivere pure i peri, intanto voi in buona sostanza vi fidate quello che vedete in generale. Emet, la parola emet significa verità. Allora quando Gesù dice che sono il principio e la fine, usa due termini della parola emet, che significa io sono verità. La verità, che meraviglia! Che la verità, come giustamente dice Monsignore, apre alla fiducia. La parola verità è emet, la parola fidati è amen. Infatti il libro dell'Apocalisse, insieme al Vangelo di Giovanni, è il testo in cui più copiosamente è detta la parola amen, che poi in italiano purtroppo traducono in verità. Anche nel Vangelo di oggi c'è amen, amen, lego yumin, in verità di dico, traducono in verità. Di per sé la parola amen non è verità, è fiducia. Per questo ad ogni dossologia il popolo dell'Apocalisse è chiamato a rispondere con amen. Ma attenti, amen non è verità. La verità spesso è un approccio, diremmo così, più che esistenziale, un approccio. Io ci sto. Vado a concludere, è caratteristico, al di là di alcune immagini molto belle, delle quali io sono preziosamente innamorato, come l'immagine del Dio vegliardo, che restituisce all'anzianità il valore di una vita sapiente. Questo lo dico spesso, in una pazza fuga dell'adulto verso la giovinezza, dico a noi anche presbiteri che il segreto della vita è diventare anziani, è diventare cioè persone sapienti, persone che, sebbene sedute sul trono della propria esperienza, proprio per questo sanno leggere
il convulso stato delle catastrofi dell'odierno. E allora, perché Valerio è diventato presbitero a 22 anni e mezzo? No, era più grande, aveva 27, però pareva figliolo. Io a 22 e mezzo. Ecco, pensate che gli ha dato la dispensa a Monsignor. La dispensa direttamente il Papa Pio XII, ora santo, firmò la dispensa, giusto? Allora, vado. Io il 53, fatevi qualche conto, ne bravava e un signore meraviglioso la vita. Allora, concludo. Ovviamente il linguaggio rivelativo non può che essere un linguaggio simbolico, e oggi è quello che abbiamo perso. Oggi non sappiamo più usare il linguaggio simbolico. Il linguaggio simbolico è un linguaggio che dice oltre ciò che dice, è un linguaggio che è aperto all'intelligenza non solo della ragione, ma all'intelligenza del cuore. Pensate cosa può dire una carezza che la parola non può dire, cosa può dire un silenzio che la parola non può dire, cosa può dire uno sguardo che la parola... Ecco, nell'Apocalisse c'è questo continuo atteggiamento simbolico, dove dovremmo avere gli strumenti, spesso noi non ce l'abbiamo perché abbiamo perso il valore simbolico, gli strumenti di decodificazione. Ve ne do alcuni. Ad esempio, c'è una profonda simbologia numerica. Com'è descritto il demonio? 6, 6, 6. Il 6 nella mistica ebraica, c'è una mistica, una sezione della mistica ebraica che si chiama la gematria, che dà un'attribuzione numerica ad ogni lettera. Da questa nasce la Kabbalah. All'interno di questo circuito, diremmo così, mistico sapienziale della religiosità ebraica, il 6 rappresenta l'imperfezione. Quindi quando al diavolo si dice che lui è 666, che vuol dire che tre volte c'è la perfezione, imperfetto. Il 3 esprime la perfezione, il 6 l'imperfezione. Chi è il diavolo? Il tre volte imperfetto. Certo, noi ne parliamo un numero di telefono. 666, uno si scanta pure. No, vuol dire che il diavolo è il tre volte imperfetto. E poi c'è quell'altro numero che i nostri amici di Simone di Geova ci dicono sempre: 144.000, i salvati sono 144.000, noi e non voi, non ci dice più che voi e non noi. 144.000 che significa? 12 che è la totalità, per 12 che è la totalità, per 10 è la terza, che è la perfezione. Quindi chi sono i salvati nel libro dell'Apocalisse? 144.000 nel senso di 1, 2, 3, 4, ma manco per idea, sono la totalità della perfezione, della completezza, cioè... Il libro dell'Apocalisse, infine, è un libro di grande speranza. Non ti racconta di un cielo irraggiungibile, ma di un cielo che si piega alla tua vita. Non ti racconta di un canto degli angeli al quale non puoi partecipare, ma di una liturgia celeste che comincia fin da ora nella celebrazione sacra dell'azione liturgica. E ti parla di un'azione liturgica che non è che il prete se la canta, la vecchietta se la suona e il giovane se la balla, di un'azione liturgica che in quanto azione liturgica, la parola liturgia deriva dal greco laos ergon, è un'azione del popolo. Il libro dell'Apocalisse è il libro del popolo, di un popolo di redenti, di un popolo di salvati, di un popolo felice, di un popolo che canta nonostante le sofferenze della vita, che rileggono dentro l'unica verità, il Cristo immolato. E quindi ciascuno sa che il proprio dolore, la propria sofferenza, le proprie passioni, perfino il proprio peccato è dentro quel Cristo immolato. E non c'è verità della nostra vita, emet, amen, non c'è verità della nostra vita che non sia a rivelazione di quel Cristo immolato. Non c'è nessuno escluso se non colui che liberamente vuole. Siamo tutti dentro questa liturgia celeste fatta di un canto di gloria, il gloria è costante, di un canto di riconoscenza e di riconoscimento trinitario, di un amen che non finisce. Per questo non ho concluso, ma concludo il libro dell'Apocalisse, conclude la Sacra Scrittura. La prima parola della Sacra Scrittura è in principio, nella testa. L'ultima parola della Sacra Scrittura, sapete qual è? Amen. Mi fido di te. Amen. E l'ultima, quella che vi dedico, l'ultima parte, l'ultimo versetto della Scrittura è una vera e propria benedizione che parte da un dato di fatto. Non avere paura. Gesù sta venendo. Così comincia, il testo dice:
Gesù è vicino, endius, significa è a portata di mano, il cielo lo tocchi, non in punta di piedi, ma diventando piccolo, e la vita in fondo ci rende piccoli. Il cielo non è oltre, è altro, il cielo te lo porti dentro, perfino nell'apocalisse degli sconvolgimenti della tua esistenza. E chi di noi non è dentro l'apocalisse? Chi di noi non ha una vita sconvolta? Dentro lo sconvolgimento c'è l'immagine serafica del vegliardo, ma anche l'immagine contraddittoria del mite agnello, ritto, immolato, impalato, sanguinante, mite, l'agnello che raccoglie in sé le varie tragedie e le varie consolazioni dello spirito. Come che conclude? Sì, sentite che meraviglia, sì, Cristo viene, sì, sì, è bellissimo, nai, sì. Dinanzi a tutto quello che quei 19 capitoli ci hanno detto, sì, sentite la forza, sì, che la nostra vita spesso è no, o altre volte è negatività, sì, che meraviglia, Cristo viene, poi concludere così, la grazia del Signore sia con tutti voi, Maranatà, vieni Signore Gesù, amen, amen. Leggete perché vale la pena. A proposito dell'Apocalisse, quest'anno le lezioni bibliche che faremo nella parrocchia San Giorgio a Corso saranno per 8 volte su soli 3 capitoli dell'Apocalisse, quindi avremo tempo e modo per scendere in profondità. Scusate se ho parlato assai. Grazie Don Valerio, è stata veramente una grande emozione. Ci ha fatto comprendere tante cose, aprire gli occhi, siamo stati in estesi come Giovanni in questo momento. Grazie, grazie. Volevo. Questo libro, lei con queste illustrazioni ha dato vita a questo libro e ce lo fa comprendere ancora meglio. E per capire il legame di Eugenia con l'archivio non potevamo chiedere di meglio che ascoltare le parole di Mirella Barra. Tutti noi la conosciamo e lei che con la sua grande passione, la sua grande professionalità, le sue grandi doti umane ha fatto la storia di questo archivio. Ecco, passo.
ecco, manca a tutti quanti, no, però è sempre presente, cioè possiamo chiamarla in ogni momento ed è sempre qui con noi. Quindi insomma solo lei può parlare veramente del rapporto con Eugenia. Prego Mirella. Grazie, io ringrazio il direttore dell'archivio, l'attuale direttore, sono profondamente emozionata, è inutile dirlo perché capirete benissimo la mia situazione di archivista pensionata che si risiede qui a questo tavolo dopo un po' di mesi e che comunque deve un po' riconnettere le idee, deve fare uno sforzo. Diciamo che stasera lo sforzo è ancora più forte perché dopo aver ascoltato Don Valerio con questo tavolo che mi ritrovo intorno, insomma l'emozione diventa ancora più intensa e ho paura di perdere le parole, però voi mi capirete. Bene, io ringrazio moltissimo i colleghi dell'archivio, la direttrice Maria Fortunata per avermi voluto qua. In realtà riesco ad esserci poco, loro mi chiamano però io ci sono poco, però per Eugenia Musolino non potevo dire di no, non potevo dire di no a lei, a Eugenia, e non avrei potuto dire di no ai miei colleghi, anche perché la storia mia di direttore dell'archivio si è intrecciata un po' con quella di Eugenia sin dall'inizio. Era il 2010 quando io sono diventata direttore dell'archivio e Eugenia è venuta a farmi gli auguri e da lì è cominciato un discorso, sai, io per l'Istituto di Cultura Italiano in Atene ho fatto delle calcografie sul mito di Reggio, mi piacerebbe tanto che queste calcografie restassero a Reggio e divenissero patrimonio della città. È cominciata così la storia di un dono e i doni sono bellissimi e forse la città dovrebbe apprezzare insomma i doni che vengono fatti, perché non è che siano stati fatti all'archivio e sono stati fatti sono del patrimonio proprio cittadino. Ed è lì, vi dicevo, è cominciata questa storia del dono. Il dono in archivistica ha una storia abbastanza antica, ora vi annoierò un pochino, però è giusto anche dare un peso giuridico a quello che si dice. Già il nostro regolamento del 1911 prevedeva che i cittadini potessero fare dei doni liberali di proprie opere o anche solidali e di denaro nei confronti degli istituti di cultura. Allora si parlava di istituti di cultura e in particolare anche degli archivi. Per quel che riguarda il regolamento proprio degli archivi di Stato, si pensava a una liberalità che poteva essere fatta dal cittadino nei confronti dell'istituto. Siamo nel 1911, certo. La storia ha 100 anni dopo, perché poi io e Eugenia l'abbiamo realizzata per quel che riguarda me e lei esattamente 100 anni dopo, e ne è corsa sotto i ponti di storia. L'archivistica è andata avanti, abbiamo avuto il DPR del 1963, ma poi ora abbiamo il codice dei beni culturali che ci disciplina il comportamento, ci indica le procedure da seguire per questi doni e come devono essere fatte, ma con quale spirito soprattutto negli aggettivi questi doni devono essere fatti. E noi abbiamo agito, devo dire, in sintonia di cuore e in sintonia con la legge. Ecco, come vi dicevo, parlare dopo Don Valerio, dopo quello che ha detto sul cuore Don Valerio, quello che ha detto della nostra interiorità, quello che ha detto della parola Don Valerio, è difficile parlare di queste materialità, però fanno parte del nostro itinerario, della nostra vita, che speriamo che finisca appunto con un grande amen. E l'amen nostro in quell'occasione fu la realizzazione di una donazione che sinceramente io ho trovato, devo dire grazie a Eugenia, perché è stata
la prima occasione in cui davvero qualcosa veniva offerto all'archivio e alla città. Se voi guardate qui su questa parete di sinistra, ci sono le calcografie che lei ha donato. Sono 31 più un quadro a olio. L'abbiamo fatto con atto notarile. La procedura, così come la storia del dono, è stata lunga, perché ci abbiamo messo 2 anni per portare a fine questa procedura, e si è conclusa nell'aprile del 2012, quindi cominciata nel 2010, si è conclusa nel 2012 con un atto notarile, perché mentre per i doni di modico valore, così ci dice la legge, tra virgolette, non è necessario l'atto notarile, ma basta semplicemente una scrittura privata di liberalità del dono, e queste calcografie hanno avuto invece una valutazione da parte della sovrintendenza ai beni artistici e storici, è stato attribuito loro un valore, e quindi siamo dovuti andare a fare un atto notarile presso il notaio Federico. Era l'aprile del 2012, da lì è cominciata, anzi è continuata la storia nostra con Eugenia, perché nel 2013 lei ci ha regalato ancora un'altra cosa, e sono 17 illustrazioni delle poesie di Monsignor Giovanni Mosolino, che non credo fosse suo parente, perché mi pare di ricordare bene che no. E stranamente erano 2 Mosolino. Monsignor Giovanni Mosolino ha donato, ha depositato in archivio gli eredi suoi, ma per sua espressa volontà, a, come Don Denisi, lo posso dire, come Don Denisi ci ha regalato tantissime cose, ma lo dirò poi. Monsignor Mosolino, quando è morto, ha espresso la volontà che il suo archivio fosse conservato all'archivio di Stato di Reggio Calabria. Lui, negli ultimi anni della sua vita, dopo aver vissuto a lungo fuori Reggio, era tornato a Reggio, infatti è morto alla Casa del Clero, e ha frequentato a lungo, quando poteva, compatibilmente col suo stato di salute, la nostra sala di studio. Quindi Eugenia ha visto questo dono che c'era stato fatto da Monsignor Mosolino, ha letto queste poesie, perché Monsignor Mosolino scriveva testi di storia, ha scritto tantissimo, noi siamo ricchissimi dei suoi scritti, anche non pubblicati, scritti a mano, il nostro archivio, non noi. Il nostro archivio è ricchissimo dei suoi scritti. Romanzi di memorie, certo, le sì. Sì, abbiamo le Carovane del Sud, che è attualissimo, spettacolare, perché su la sua esperienza tra gli emigrati in Germania negli anni 60, dal 62 mi sembra al 65. E vi dicevo, Eugenia Mosolino ha avuto, è entrata a contatto con questa sensibilità poetica, e ha deciso di tradurre in sensibilità, con la sua sensibilità pittorica, 17 poesie. E quindi l'archivio si è ulteriormente arricchito di questo dono. E noi ne abbiamo fatto una manifestazione, allora abbiamo presentato questo lavoro di Eugenia, e devo dire che la cosa che ha colpito un po' tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione è stata un po' il coniugarsi della poesia con la pittura, cioè quello che Monsignor Mosolino descriveva del paesaggio calabrese, delle agavi, dell'argentare e delle foglie dell'ulivo, Eugenio è riuscito a renderlo appieno nell'immagine, nella sua interpretazione pittorica. In modo veristico. Assolutamente, evidentemente l'aveva sentito, quindi ecco. E quindi era il 2013. Nel 2014 abbiamo fatto una mostra sulla Grande Guerra, noi come archivio, e il pensiero è andato a Eugenia. Eugenia, venendo, dice: ah, guarda, ho delle cose a casa di mio nonno, di un mio parente, di mio zio, e immediatamente col cuore in mano ci ha portato queste cose da mettere in mostra. Questo lo dico
proprio per lo spirito di collaborazione molto forte che c'è stato. E poi arriviamo un po' alla giornata di oggi, un po' a quello che è successo nel 2016, perché nel 2016 abbiamo fatto una manifestazione con le Muse, tante di voi forse lo ricorderanno, le Muse sono state qui, abbiamo fatto un'installazione su con Eugenia Musolino, era la parola traslata. Ecco che qualcosa ritorna, la parola traslata. Eugenia aveva donato a San Giorgio al Corso la rappresentazione del Vangelo della Domenica, del Vangelo di Matteo, e l'ha portata qui perché per fare conoscere questa sua opera e per divulgare anche la parola, e l'abbiamo presentata qui insieme alle Muse, questa parola traslata. E arriviamo ad oggi, io non vi voglio annoiare, appunto mi sono dilungata un po' troppo, però quello che vi ho detto ve lo dovevo dire, perché oggi non viene dal nulla, come nessuna cosa viene dal nulla, oggi ha una sua storia, l'oggi, l'essere noi qui oggi per questa manifestazione ha queste sue radici. E quindi noi come archivio, mi permetto di dirlo anche con la collega Maria Fortunata, siamo orgogliosi che la professoressa Eugenia Musolino e le Muse, ma soprattutto lei che è l'autrice di quest'opera, e le Muse che hanno collaborato alla manifestazione, abbiano scelto l'archivio. Diceva la collega che oggi è domenica di carta. In genere noi nel pensiero per questa giornata di ottobre, per questa domenica di ottobre, ricordiamo i musei, cioè tutto è per il museo, con tutto il rispetto per il collega Melacrino, al quale io, del quale ho profonda stima, gli voglio tanto bene, però è proprio la comunicazione che spesso dimentica gli archivi rispetto ai luoghi di maggiore fruizione. Noi siamo delle, ecco, un po' delle parole nascoste, un po' delle verità non rivelate, un po' tutto gelato. Abbiamo bisogno, mi sento di dirlo ancora più forte, che il tesoro dell'archivio, queste carte silenziose, diventano invece parlanti, diventano degli urli che facciano conoscere la nostra storia. Quindi l'onore del cuore. Ok, ma voi ce l'avete qui in archivio, sia il calore che il cuore. E quindi io sono particolarmente felice che questa occasione di un libro dell'Apocalisse, della Rivelazione, sia stato fatto oggi in archivio. Cioè, non voglio essere blasfema, Don Denis mi perdonerà, ma vorrei tanto che l'archivio continuasse e avesse con maggiore forza la sua rivelazione di conoscenza. E questo ci tengo, consentitemelo, permettetemelo, dobbiamo cercare, io so che gli sforzi sono immensi, le difficoltà sono immense, ma noi tutti dobbiamo collaborare perché l'archivio abbia la sua forza per la conoscenza. La conoscenza è accarezzarsi, la conoscenza è alimentarsi, la conoscenza è star bene, perché si sta bene sapendo, si sta bene conoscendo, si va avanti, è, come devo dire, un fiorire della testa. Quindi grazie a tutti. Scusate questo appello, però mi sentivo di doverlo fare perché dovevo farlo, non mi sarei sentita bene se non l'avessi fatto. Grazie a questo tavolo, mi auguro che altre occasioni ci saranno, e con voi sempre. Grazie. Queste manifestazioni di questo stile, che sono state fatte nel passato, che c'è oggi, viene fatta e che continueranno, sono certo, dimostrano
sono la testimonianza che l'archivio non custodisce solo la memoria del passato, non custodisce solo gli atti della nostra storia quotidiana e della nostra storia anche sociale, delle nostre genti, delle nostre popolazioni. Come diceva San Paolo, non ci voltiamo indietro venendo in archivio, ma camminiamo, andiamo avanti, scriviamo nuove pagine che rimangono in archivio non solo nel ricordo, nella memoria, ma rimangono in quel Cristo che viene, Maranatà, come ci ha detto bellamente Don Valerio. Grazie Mirella, come al solito sei stata eccezionale, chi meglio di te poteva esprimere quello che ha detto. Grazie Mirella, e comunque ricordati che qua devi esserci sempre, perché quando ci sei tu diventa completamente diverso il tavolo, è vero, dei relatori. Grazie Mirella. Adesso un attimo. Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Era la luce vera che illumina ogni uomo, quella che veniva nel mondo. Era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, e il mondo non lo riconobbe. Venne nella sua proprietà, e i suoi non lo accolsero. A quanti però lo accolsero, diede il potere di venire figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome, i quali non danno sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma da Dio furono generati. E il Verbo si fece carne e dimorò fra noi, e abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità.